virus che studiamo in laboratorio, i flavivirus, hanno una forma direi sferica più o meno. E, appunto, sono formati da un genoma, una molecola di RNA, che è circondata da un capside, una specie di armatura proteica, attorno alla quale troviamo una membrana sulla quale sono inserite delle proteine. Diciamo che queste proteine di membrana possono caratterizzare il virus con delle forme geometriche particolari, a seconda del virus di cui si parla. Il virus che studiamo in laboratorio ha più o meno 70-80 nanometri di diametro, ma sono conosciuti virus di forme e dimensioni diverse. Il virus più piccolo è sui 17 nanometri, il virus più grande conosciuto raggiunge il micrometro. Dimensioni che sono diverse, le forme dei virus anche possono essere diverse. Mi viene in mente l'esempio del batteriofago, che assomiglia molto a una rappresentazione, direi quasi una navicella spaziale, perché ha una testa icosaedrica, penso si dica, con uno stelo e dei piedini che si agganciano alla parete cellulare dei batteri per infettarli. I virus non si può dire che siano colorati, non hanno un colore caratteristico. In laboratorio, per poter definire che le nostre cellule sono infettate da un virus, non vediamo il virus direttamente, vediamo l'effetto che il virus ha sulle cellule e posso dire è presente un virus che sta infettando. Quando voglio utilizzare un microscopio a più elevata risoluzione per andare a vedere porzioni magari del virus o il virus che si sta replicando, ho necessità di colorarlo, quindi utilizzo delle tecniche, si chiama immunofluorescenza, e vado a far legare degli anticorpi specifici a delle proteine virali, al genoma del virus. Questi anticorpi sono coniugati a un fluoroforo. Il fluoroforo, quando è illuminato dalla luce del microscopio, emette una fluorescenza, e col microscopio a fluorescenza io riesco a vedere nella mia cultura cellulare, all'interno delle cellule, dove è presente il virus. Quindi non posso, con gli strumenti di normale microscopia, vedere il virus, ma lo posso colorare e vedere il risultato della colorazione del virus. Io penso che nella ricerca scientifica la casualità possa incidere parecchio. Spesso si inizia con un'idea di un progetto, volendo studiare un determinato meccanismo molecolare. È successo anche a me durante il dottorato, ho iniziato con un progetto e durante gli esperimenti mi sono ritrovata con dei dati in mano che potevano indicare invece che dovevo cambiare strada. E è stato abbastanza casuale, sicuramente non pianificato, ha rovinato anche qualche piano forse inizialmente, facendomi perdere un po' più di tempo, però sicuramente nel nostro lavoro succede spesso che in fase d'opera bisogna cambiare strada perché ti sei ritrovato a sorpresa dei dati che ti indicano che la strada che stavi percorrendo era quella sbagliata, e quindi si ricomincia da capo e si va avanti a studiare qualcos'altro.